Le Treasury Share è un ricchissimo libro d'ore tra i più famosi codici miniati del mondo. Qui vi propongo il mese di febbraio. Nello scenario che illustra il mese, la terra innevata si staglia contro un cielo plumbeo. Il freddo regna sovrano. Con la sua ineguagliabile attenzione per i dettagli, quest'opera è il primo vero esempio di paesaggio invernale nella storia dell'arte. L'innocente paradiso raffigurato da Bosch si presenta come il tradizionale palcoscenico biblico, quel verde Eden in cui Dio riunì Adamo ed Eva affinché i due fossero una sola carne. Ma l'albero della conoscenza, dai rami del quale pendono le fatidiche mele, nasconde una grande pianta esotica, la dracena, pianta assolutamente inconsueta nell'iconografia cristiana. Su questo dipinto si è scritto di tutto, a partire dall'attribuzione. Oggi la critica sembra abbastanza convinta su Tiziano, per non parlare dell'iconografia, cioè cosa rappresenta. Sul prato, in primo piano, una donna nuda in piedi presso la fontana trova corrispondenza con quella seduta con un flauto in mano, mentre in mezzo a loro trovano posto due giovani. Un mistero ancora irrisolto. All'olandese Patinir va riconosciuto il merito di aver diffuso, se non addirittura inventato, il grande paesaggio panoramico. Il dipinto che vedete qui rappresenta San Girolamo, ma protagonista è il paesaggio. Lo sguardo dell'osservatore si sofferma sui vari elementi, sempre più indefiniti con l'aumentare della distanza, fino alle minacciose e già romantiche nubi temporalesche. In questo straordinario dipinto, il pittore di Ratisbona Albrecht Altdorfer trasforma un paesaggio di vaste dimensioni in una grande veduta panoramica, nella quale la terra appare piccola in relazione al firmamento, mentre le persone che si muovono su di essa diventano addirittura minuscole. Veronese decorò insieme al suo atelier gli interni della villa palladiana di Maser, vicino a Treviso. Le decorazioni parietali presentano scorci di interni popolati da personaggi realistici e vedute su spazi illusori di paesaggio. Il veronese riprende una tradizione molto antica, quella cioè di rappresentare giardini all'interno di una villa. Il motivo dominante del dipinto consiste nelle figure viste di spalle, i cacciatori che, con le prede, si dirigono verso il villaggio situato a fondovalle. Il loro movimento guida il nostro sguardo sullo splendido paesaggio innevato, con gruppi di piccole persone che giocano sul ghiaccio. Questo dipinto, uno dei più famosi dell'artista, ha dato luogo a svariate interpretazioni controverse, cui ha contribuito l'aspetto spettrale e minaccioso del profilo della città, che emerge da uno smorto paesaggio collinare. Secondo molti, l'opera sarebbe stata precorritrice della tradizione del vedutismo olandese e fiammingo. Mentre in altri dipinti le grotte sono per lo più luoghi di pellegrinaggio, in quest'opera il motivo della caverna viene collocato al centro della composizione e costituisce il punto focale, tanto più che una delle tre figure presenti viene ritratta nei panni di un disegnatore. Emerge un amore per la montagna, per il paesaggio e per la natura. Elsheimer è stato senza dubbio il primo a trasformare la fuga della Sacra Famiglia dagli sgherri di Erode in un notturno carico di atmosfera. L'aspetto sensazionale del dipinto sta nel fatto che la veduta del cielo stellato, con tanto di Via Lattea, si deve all'osservazione condotta mediante il telescopio che era stato appena inventato. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!